Questi sei signori hanno forgiato la mia crescita videoludica, le mie preferenze in campo ludico e sicuramente i miei gusti per quanto riguarda il mondo dei videogiochi. Oggi prendiamo in considerazione solo il Lombax e il Robo Difetto, visto che tra circa 3 settimane esce un loro nuovo titolo, Ratchet & Clank Rift Apart. Nella miniatura ho scritto "Ho paura". E tutto questo perché? Ho voglia di attirare l'attenzione di chi non li conosce? No, non me ne frega assolutamente nulla, non ne ho bisogno. E nemmeno sento la necessità. Voglio parlare a tutti i fan della saga che sono iscritti al mio canale dal lungo 2015, quando iniziai a caricare video di Ratchet, Sly Cooper e Jack, in cui mi cimentavo in challenge particolari o in semplici speedrun. Poi, che io sia esploso nel 2016 in un certo senso, è un altro conto. Un po' mi mancano quei tempi, ero decisamente più bravo in alcune sezioni dei titoli, ma abbandoniamo i ricordi per un attimo. Fan di Ratchet che mi seguono da tanto, mi rivolgo a voi. Sono circa le 2 di notte e stavo giocando per l'ennesima volta il mio preferito della saga, ovvero Fuoco a Volontà su PlayStation 3, tramite la remastered dei primi 3 titoli. E pensando comunque a cosa portare con il canale per rinnovarmi, mi viene in mente un quesito. La cosa che mi ispira di più di tutti, tra l'altro, è: puoi spaccare uno Snowden? Sapete il pupazzo di neve di Dan, che è il simbolo, in un certo senso, dei secret, gli easter eggs di Ratchet & Clank. Tuttavia, la domanda è: come porterò Rift Apart? Non è questo il punto a cui voglio arrivare e nemmeno il motivo per cui vi sto parlando, ma seguitemi. Allora, io non sono sicuro di ricevere il gioco da parte di Sony, ma se così fosse, devo capire se portare una serie, una recensione con analisi oppure il mio pensiero estremamente soggettivo e via. Ripeto, non è questo quello che mi spaventa, ma tutto quello che c'è intorno. Ora, perché vi ho fatto questo mega preambolo iniziale? Perché sono spaventatissimo da chi giocherà questo titolo e avrà toccato a malapena 2 capitoli della saga. Se non si fosse capito, ho giocato ogni singolo titolo di Ratchet, anche quelli per telefono, dalla prima trilogia, che considero una pietra miliare del gaming, fino a capitoli che tutt'oggi mi chiedo ancora perché siano usciti. Ora, io non sono nostalgico. Come sapete, ho sempre giudicato un'opera per quel che è, usando i ricordi come sorta di magazzino di idee e mettendoli in atto solo qualche anno dopo, quando rigioco un titolo. Che cosa mi è successo con Ratchet Gladiator, da poco tra l'altro? L'ho rivalutato in negativo e pensate che c'è chi lo considera il migliore, avendo giocato solo quello e All for One. Non scherziamo, veramente. Potrei stare ore a parlare di cosa ci fosse di errato, ma preferisco focussarmi su cosa mi spaventa. Perché prendo di mira queste persone? Probabilmente Rift Apart sarà l'esclusiva più importante di Sony per l'estate, per una serie di motivi. Ed io ho paura di come verrà trattata. Tantissimi di questi hanno anche un grandissimo pubblico, ed è ancora più preoccupante. Non mi sto permettendo di dire a queste persone: non devi comprare Ratchet se non hai giocato gli altri. Assolutamente. Ma di capire il gioco e non considerarlo prescindere un qualcosa per bambini con trama scontata, perché alla fine sì, la trama dei Ratchet potrebbe essere scontata, fai questo, salva l'universo, ma tutta la lore, tutto l'universo costruito dietro è qualcosa di fantasmagorico. Capisco che non c'è tutto l'hype che c'era per Cyberpunk o per un Ghost of Tsushima, anzi, forse questa potrebbe essere la miglior cosa nel caso in cui il gioco si rivelasse un capolavoro, portando moltissimi giocatori, soprattutto tra i più giovani nella schiera dei fan, ma bisogna che, come dire, venga valutato per bene e da qualcuno che capisca ogni citazione del titolo. Ricordo che quando uscì il reboot di Ratchet per PlayStation 4, provai tantissimo dispiacere perché, davvero fan del brand, sentivo che piano piano stava andando a farsi benedire. Q-Force, Ratchet & Clank Nexus o Into the Nexus se preferite, All for One, anche se quest'ultimo lo considero il migliore tra queste tre citate ora, però non era un vero Ratchet & Clank. Ripeto, è un ottimo gioco, ma non un ottimo Ratchet. Per questo dico, non mi si può dare 7 a Q-Force, schifezza immonda, insulto alla saga, bestemmia videoludica e 7,8 al remake, che assieme ad Armi di distruzione e forse ad A spasso nel tempo è quello che più si avvicina alla trilogia, a quella difficoltà, a quel gameplay un po' sporco che c'era in un certo senso. Cioè, se succede una cosa del genere con Rift Apart, la saga la prendi e la butti, proprio come è successo a Sly Cooper con Ladri nel Tempo, come è successo a Jak and Daxter con Sfida senza confini, senza frontiere, se preferite, ora non so come lo chiamate. Ora tutti se li sono dimenticati, Sly e Jak. Questo perché secondo me Sly 4 è stato massacrato dalla critica
e mai capito, anche se per i miei gusti non è che mi fa particolarmente impazzire. Mi ci gioco le palle che è stato recensito senza aver giocato più di 2 ore o tramite sentito dire. Ogni tanto tra l'altro ciccia fuori il nome del procione Sony, ci si sparano articoli scopiazzando da qualche mio video, e ve lo dico perché una volta ho provato a dire una minchiata è stata copiata. Questa è una cosa che non si fa, ragazzi, non si fa, però dovevo togliermi questo dubbio. Ma tornando al discorso che stavo facendo prima, ogni tanto tirano fuori il nome di Sly e Jack and Dexter per un nuovo capitolo, illudendo solo i fan o fomentandoli per il nulla. Se siete dei grandi fan, allora, mi chiedo io, dove siete stati finora? Dove eravate? Sotto le pietre? Tutte queste ipotesi o analisi dei gameplay dei nuovi capitoli di Ratchet, posso dire che mi sembrano una gran pagliacciata. Non voglio attaccare nessuno, è un discorso generale, son serio. Perché in tutto questo tempo non è stato cagato un titolo che ha fatto la storia di Sony come Ratchet? Sono sicuro che qualche fan della saga che sta guardando il video sta pensando: sì dai, questo è un fanboy esaltato che non ha voglia che il suo giochino preferito venga trattato di merda. Assolutamente no. La mia paura è proprio che il gioco venga sputtanato dalla critica ingiustamente, affossando questi spettacolari platform action 3D che ultimamente sono spariti da tutto. Questi anni ho avuto modo di giocare a Yooka-Laylee o comunque videogiochi del genere che non sono la stessa cosa di quello che tirava fuori Sony tantissimo tempo fa. Non voglio che la mia tipologia di videogioco preferito sia nelle mani di persone che non conoscono le vecchie meccaniche di Ratchet, le sue armi, la vera difficoltà dei capitoli, oppure ciò che viene migliorato da titolo in titolo e addirittura le citazioni alla vecchia saga. Sony finalmente si impegna, sponsorizza, perché l'ha fatto, mettendo prima Ratchet nel Plus, poi nel Play at Home, e punta molto su un videogioco del genere e ci siamo. Ora sta a noi, bisogna solamente trovare un pubblico che lo apprezzi. Ripeto, non voglio che il gioco venga per forza esaltato come capolavoro da due gameplay, ma voglio che venga valutato con attenzione, perché da Rift Apart potrebbe dipendere il futuro di Ratchet e di altre saghe videoludiche come Jack and Dexter e Sly Cooper. Se farà schifo, sarò il primo a dirlo, proprio il primo a dirlo, come ho fatto con videogiochi che ho atteso e mi hanno deluso in passato. Questa volta però mi preparerò anche a buttare giù quelle critiche che, dopo averle lette, veramente sono ingiuste e mi fanno arrivare il sangue al cervello. Ho letto delle cose quando uscì Ratchet & Clank Remake, perché non sono d'accordo a dire che è un gioco normale, discreto. Lo devi giudicare per quello che è, un platform 3D con elementi action. Secondo me se tu gli dai un 7,8 lo stronchi, lo butti giù. Quel gioco per me è da 8,5, Ratchet & Clank del 2016, ripeto. Magari molti di voi che l'hanno recuperato adesso, fatemi sapere cosa ne pensate di Ratchet, di quel Ratchet lì. Non voglio peccare di presunzione e arroganza in questo video. Come ho già detto, ho solamente paura.